È stata una bella emozione perché non me l'aspettavo, cioè essere contattato mentre sei praticamente a inseguire un altro sogno e sai che parteciperai alla maratona olimpica di Parigi, insomma, una bella botta d'emozione, insomma, mi sento ancora emozionato, ora mancano pochissimi giorni alla partenza e mi sento ancora molto molto emozionato. È un sogno che si avvera, quello del cavrigliese Gaetano Fresa, che il prossimo 10 agosto parteciperà alla Maratona Olimpica di Parigi, aperta per la prima volta nella storia ai non professionisti. Fresa è un ex accompagnatore turistico ed appassionato del viaggio e del running. Già nel 2023 era stato protagonista di un giro del mondo solidale per raccogliere fondi a favore di Dynamo Camp e maratonabili. 3-4 anni fa avevo saputo della notizia che è la prima volta che il Comitato Olimpico francese voleva aprire la Maratona Olimpica a tutti e quando l'ho saputo ho cercato il modo di entrarci. C'erano delle selezioni da fare, non era semplice, tramite alcune challenge e sfide varie. Ho partecipato assiduamente per più di 2 anni a queste sfide. E durante il giro del mondo dell'anno scorso, perché ho fatto un giro del mondo a scopo benefico tramite gare di running, e ho continuato a sfidarmi in queste challenge varie proposte dal Comitato Olimpico e ne ho vinta una. Sono stato contattato mentre ero proprio in Argentina, a Mendoza, quindi questo è stato un po' il metodo di selezione per arrivarci. Erano circa 200-300.000 sfidanti, persone che volevano partecipare, sono stati selezionati circa 20.024 partenti, insomma. Il primo obiettivo è arrivare, anche perché me la godrò, cercherò di tirar fuori il cellulare spesso per riprendere più cose possibili, perché voglio godermi la festa. Poi, se ce la farò nelle 4 ore o 4 ore e mezza, che più o meno spero, ben venga, insomma. E non sono un corridore fortissimo, non sono uno che è veloce. Però il mio obiettivo è divertirmi, raccogliere fondi per i maratonabili, perché la maratona olimpica è una maratona olimpica solidale, questo lo vorrei ricordare. Sto raccogliendo fondi e nei fondi che sto raccogliendo sto annotando tutte le persone che praticamente stanno donando. Chiunque sta donando, io lo sto trascrivendo sulla bandiera olimpica che porterò con me fino al traguardo. Quindi spero di sventolare con più nomi possibili, tra cui il comune di Cavriglia che mi sta sostenendo.